significa rubare? Che significa? Come si dice? To steal. Steal, ah. Steal. Questo è suo. Gira. È il mio? È mio. Questo è suo. Sì. Ma io che faccio? Rubato. Tu soffro coi. Ma cosa vuol dire quello? Te l'ho rubato. Oh, vabbè. Tu soffro coi, capito? Te l'ho rubato. Tu soffro coi. Mamma mia. Ora è tu. L'altro gesto di prima. Grazie. Che tu non ti ricordi. Tu. Non mi ricordo. Tu. Vattene. Significa vattene? Vattene. Get out of here. Go away. Aria. Sì. Come si dice? Go away. Vattene, no? Che brutto cosa. Quando uno ti dà fastidio proprio. Va bene. Allora. Attaia, vattene. Oh. Ah, ma va, ciao. Ciao. Quattro gesti abbiamo dato. C'è un gesto. Allora. Ecco, questo gesto in America non lo fate. Sì. Questo qua lo fate? Sì, no. Questo qua lo fate? No. Nessuno. Nessuno lo fa sto gesto. Ma no. Lo fa anch'io, no? No, nessuno. Sì. Può fare a una mano e a due mani. Due mani è più... Più pesante, proprio... Oh, mamma mia. Capito? Che abbiamo imparato questo qua? Che significa? Non so, sì. Che vuoi? Ma che stai a dire? Ma... Che vuoi? Che vuoi? Che vuoi? Ma che stai a dire? Ma shots in the leaves. Tradotto. Sì. Che non ti senti bene. Tradotto. Poi. The first lesson abbiamo imparato è anche non posso parlare bene, ma come si dice vine doi sì, più grezzo grezzo, oh. Grezzo. vine doi La, no, la D fa la più la pesante, D. La D. La D. D. La D. La D. Bravissima. Oh. Fa la più pesante, D. La D. Viene la D. Doi. Viene doi. Metti due D, metti due, scrivi due D. D, due D. Due D. Viene doi. Bravo. Ok, il secondo cosa che ho imparato. Sì. È... Ti è piaciuto? Che significa did you like it? Ok, ti è piaciuto? No. Piaciuto. Ti piace. Ti è piaciuto. No, no. Not te? Non te? Togli un po' di U. Un po' di U. Un po' di U. Non mi concentro. Ok. E metti un po' di E. Mamma. Togli un po' di U. U. E metti un po' di E. E. Però è grezza. Ta piaciut. Ecco, ta piace. Ta piaciut. La parte iniziale. La parte iniziale è ta ta piaciut. La parte iniziale di piaciut. Ta piaciut. La parte iniziale della parola piaciut è veloce. Ma come si dice? It's fast. Ti piace. Ti piace. Ti piace. Ti piace. Ti piace. 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 Ti piace. Però già questo è più facile. Ti piace. Ti piace. Brava. Ah, grazie. Bravissima. Un A per me. Sì, A. Più. Come stai? In italiano significa how are you?
How are you? Same. How are you? Ma in barese è più bello. Comaste? A più, a più, una lode ti do. A più, una lode. Che significa... What do you do? What do you do? Yeah. Or, what are you doing? Boh, che ne so, tu devi sapere, tu sei americano. Ok, bravo. Che stai a fare? Sì. Just a fe... no. Una parentesi, no? Sì. Sai cos'è una parentesi? Sì. Okay. Parentesis, sì. Una parentesi? Sì. La O del barese è proprio grezza. È proprio da cani. Dog. Dog. One dog va yes. Va yes. Oh. Oh. No, è meglio. Oh. The O. Oh. 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 Cosa? Cosa? È brutta. Bellissimo. Oh. Questa O. Sì. O. O. Ecco, non è la O di O. Mm. È la do O con una U. Quindi, quando dici qualsiasi parola con la O, non è la O. La O. Oh, questo è una lezione importante. Ma sei un po' pazzo. Ci vediamo. Diciamo che ci vediamo domani, no? Sì. Non vedo un cre. Oggi analizziamo il C. Sì. Il C è il we in americano, no? Uh-huh. Quindi C, n, perché n viene da noi, no? Sì. N vedo un cre. Ci vediamo domani, insomma. Sì. We. Non è ciao. È un cha. Un sembra cinese. Ah, oin. Oin va usato come prefisso. Oin. Oin sta a significare sì. Un. Un cha. No. Grazie. Significa grazie. Thank you. Barese. Un grazie. Un babun. Non so come scriverlo.